Riassunto. I santuomini giungono al castello di Monush. Oh, che bello. Eccoci infine. Esh, Nish, Sesh e l'architetto Mash gorgheggiavano felici nella verde valle bordata di burroni di Tremoavirrosh. Il maniero di Monush, ex despota dell'etere, svettava in tutto il suo metro e 26. Altissime guglie di 13-14 centimetri conferivano all'edificio di pianta ettagonale un fascino che... beh, ci siamo capiti. Insomma, un capannone solido e vetusto, affacciato sul lago Stina, pozza a forma di pentola, in cui gli abitanti facevano sempre il bagno. Lo sport nazionale, infatti, era quello di farsi venire le righine sui polpastrelli di quando stai troppo nella vasca. Tutti giocavano, tutti erano contenti. Il gran ciambellano li accolse con grandi ciambelle, il gran visir con dei grandi visiri. Eccoli dentro! Nella reception ampia e fastosa, migliaia di signorine rispondevano al telefono. Castello di Monush, buongiorno, sono Brigitta, posso aiutarla? I centralini erano intasati, perché molti bamba non facevano il numero lentamente. Ed ecco Monush, un uomo di età indefinibile, tra gli 80 e i 60, con un passato ormai lontano di despota dell'etere. La dinastia Pasovash si era macchiata di orrendi delitti, sgambetti, dispetti, birichinate, genocidi. Ci mancava solo quella peste di Molash con la sua pazza idea di dominare il mondo con un impianto a onde. Ma io sono qui per questo, disse solennemente Monush. Per riscattare la famiglia, soccorrere voi, sconfiggere lui e liberare il vostro amico. Il compito che ci attende sarà duro e gravoso, affermò. Cominciate ad allenarvi. E scomparve all'interno del fitness center o center. Un materassino, un bilanciere, una corda per saltare. C'era veramente di tutto. Bicipiti e tricipiti, lo stepper e anche quello a triangolo che ti spingi sulla pancia. Fecero un po' di aerobica con uno biondo in pantaloncini, un po' ricchione, fatto venire apposta dall'America. E poi sauna, bagno turco, doccia scozzese, fanghi, fanghiglia, decathlon, triathlon, radiothlon, body massage, stretching e scratching. 6 mesi di quel trattamento e sembravano Monica Sport. Ma spostiamoci nelle segrete di un altro castello, quello dove il povero Davioche languiva sì prigioniero, ma ancora per poco. Il coraggioso Mahatma era infatti riuscito a costruirsi un cucchiaio di mollica di pane con cui scavare un lungo tunnel. Non appena le guardie ebbero terminato la ronda, Davioche si intunnellò. Libero! Convocò un piccione viaggiatore e gli affidò un messaggio indirizzato a 4 Mahatma, chissà dove, mondo. Il pennuto corse via senza esitare e un'ora dopo era già a bordo della corriera per Tremoavirrosh. Forse che la separazione dei 5 amici volgeva al termine? Nel frattempo gli sgherri di Monush avevano mangiato la foglia. Che buono! Dissero loro. Ricatturatelo, disse Monush. Ma non sei Monush, pensarono i Mahatma. E adesso si chiarano cazzi. Vai a livello di